Padre Giovanni, ci troviamo qui nel coro del santuario di Santa Maria del Sasso. Dietro a noi, appunto, c'è un crocifisso. C'è stata una novità che lo riguarda, insomma, da poco. Sì, è l'ultima novità, perché la prima è il luogo dove stiamo qui. Questo coro fu fatto quando vennero i frati da San Marco, una ventina di frati, e fu costruito sopra quella piccola cappella dove stava la Madonna. La Madonna a quel tempo, la Madonna del Buio, era proprio appoggiata al luogo della roccia dove si dice che fosse apparsa, no? Fu allargato di molto la cappella. Ne risultò anche questo piano, e loro questo allargamento lo fecero in funzione del coro. C'era bisogno di questo coro, al di fuori finisce tutta la struttura del santuario. Per cui anche sotto si è creato lo spazio maggiore per la cappella della Madonna, che fu posta poi dietro l'altare, e l'altro spazio, come noi chiamiamo, la terza chiesa, grande più di questo coro. E in tutto questo c'è da dire che i domenicani sono rimasti praticamente fino all'inizio del Novecento come convento. Forse pochi sanno che qui praticamente è rinato tutto l'ordine domenicano dell'Italia centrale. C'erano il piccolo collegio, gli aspiranti, venuto da Lucca, c'erano i novizi, c'erano gli studenti, c'era lo studio teologico. Famoso il padre Cordovani che si formò qui e fece i primi insegnamenti. Poi, finita la soppressione, con la soppressione saltò tutto. La storia poi continua con il ritorno dei domenicani dopo gli anni 18-20. Ebbene, e in tutto questo, dicevo, questa è la storia iniziale con tutto quello che vediamo, il coro e poi questo grande affresco che c'è qua. Si intravede lassù in cima, è bellissimo, io la guardo con amore infinito. Un piccolo schizzo di Bibbiena. Ha avuto l'accorgimento, la premura, il pittore di dire: Oh, siamo quassù, la Madonna è salita da qui. Amo pensare a questa cosa. Poi, siccome da Lucca sono venute le monache all'inizio del Novecento, verso 928-29, hanno portato con sé il crocifisso. E questo è un crocifisso in cartapesta. Del Cinquecento addirittura. Ne esistono pochissimi sciupati in giro, perché capirete la cartapesta difficile che posso. Quando fu portato qui fu messo sulla parete, pian piano si era annerito, sembrava cosa dal nulla, molto brutta. È stato restaurato 2 anni fa, è ritornato così come è adesso, ed è una cosa veramente, sia dal punto di vista della realizzazione dell'immagine, no? Quindi colpisce molto quel volto, sia anche e soprattutto per il fatto che è stato, a suo tempo si dice che la costruzione di una statua del genere veniva in 4 parti, quindi una parte superiore, poi le braccia, eccetera, però poi compongono un unico corpo così meraviglioso. È stato restaurato 2 anni fa e si è deciso di porlo così alla vista di tutti. L'ultimo veramente grande tesoro. C'è la novità poi che abbiamo detto dell'ascensore, quella è l'ultima opera che è stata fatta, non ci si ferma mai, qui siamo ancora in corsa per realizzare un grande museo, perché tra quanto le monache da Lucca avevano portato e di roba che risaliva al 500 anche per loro, quanto di qui è rimasto sia nelle strutture, nel materiale liturgico, nelle veste liturgiche, sono messe un po' qua, un po' là e hanno bisogno di essere visitate, di essere viste completamente. Quindi c'è questo progetto che sta andando avanti piano piano.